Buongiorno a tutti ragazzi, oggi andiamo a provare la action camera dell'Olympus che avete visto sicuramente in un video precedente. Poi andiamo a provare sicuramente nel dettaglio. Quindi questo primo video sarà girato in 4K. Sentirete un po' di vento sicuramente perché siamo in campagna ad Ostuni, dove solitamente faccio questi mini vlog, questi mini vlog. Andiamo a vedere la risoluzione di questa videocamera. Quindi 4K 30 fps. Giriamo e facciamo una mini ripresa, così guardiamo anche la qualità audio e video del prodotto. Allora, siamo sotto un albero di olivo, quindi in penombra. Ci avviciniamo. Calcolate che adesso è in grand'angolo, quindi vedete parecchio la forma occhio di pesce dell'obiettivo. Andiamo a vedere il muretto, piega veramente molto dalla ripresa, cosa che può piacere oppure no. Questa calcolate che è il grand'angolo, guardate anche la stabilizzazione ottica che al momento mi sembra anche abbastanza buona. Alberi d'olivo alla luce, andiamo a vedere se va a prendere il dettaglio. Sicuramente sentite lo scroscio del vento perché è una giornata parecchio ventosa. E finiamo qua con la ripresa dell'albero. Abbiamo finito con la ripresa dell'albero alla luce. Adesso andiamo a vedere sempre con il 4K a 30 fps la ripresa, diciamo, in penombra. Sembra che la videocamera manda luce o utilizza un ISO abbastanza alto perché la ripresa sembra abbastanza luminosa anche se siamo al buio. Diciamo al buio perché non c'è luce solare che sbatte sopra il ramo. Anche qui questa distanza sembra non influire, almeno non sembra così, forse così influisce veramente poco l'occhio di pesce, ma basta che vi avvicinate un po' e gli oggetti diventano veramente molto tondeggianti e mi sembra anche un po' fastidiose, ma la ripresa mi sembra abbastanza buona. Poi guarderemo a computer cosa risulterà. Adesso andiamo a vedere sempre al buio queste foglie di olivo come risultano. Vi è già il frutto. Allora, ci siamo spostati, abbiamo regolato un attimo la videocamera, siamo sempre in 4K, abbiamo eliminato, diciamo, computer, diciamo, abbiamo eliminato il grandangolo facendo la ripresa leggermente un pelino meno grandangolare, perché un pochino l'effetto occhio di pesce rimane, se vedete soprattutto i bordi leggermente rimane, però andiamo a vedere nel dettaglio i prodotti. Quindi abbiamo sempre il nostro foglie d'olivo, le nostre olive già. Andiamo a vedere il dettaglio. Andiamo a vedere il dettaglio, le foglie d'olivo. Qua è sempre al buio. Adesso andiamo, ci spostiamo alla luce, ma prima volevo vedere il tronco dell'albero se va ad allargarsi oppure no. Guardiamo un attimo. Vedete? Praticamente fa sempre questo effetto un pochino occhio di pesce, però lo va a eliminare perché ha la stessa distanza. Questa era la distanza che prima faceva l'occhio di pesce, adesso non lo fa, però se ci andiamo ad avvicinare leggermente lo fa ugualmente. Sempre al buio e il dettaglio mi sembra buono. Adesso ci spostiamo alla luce. Come vedete andiamo via dall'ombra, andiamo verso la luce. Visto che abbiamo qua il muretto a secco, lo andiamo a inquadrare e vedete che l'effetto occhio di pesce c'è di brutto qua ad esempio. Se andiamo dritti, tenendo la videocamera
sul frontale l'occhio di pesce sì c'è, ma è leggero. Invece, se andiamo a inquadrarlo nel dettaglio, l'occhio di pesce è sempre praticamente presente. Questa cosa può piacere o no, ma lo fa. Qui abbiamo sempre i nostri ramoscelli d'olivo alla luce. La ripresa è sicuramente migliore, è sicuramente migliore. Potete vedere anche quando si va a muovere rimane sempre inquadrato. E qua ad esempio andiamo a vedere dove c'è un albero d'olivo al sole. Qua ci spostiamo un po' nella campagna. Vedete anche il cielo, molto molto bello, sembra molto reale anche le nuvole, ce n'è una piccolissima lì. Faccio la panoramica del cielo così capite anche i colori come vengono fatti. Qua c'è un albero al sole un po' in movimento dato dal vento. Ecco qua, guardate un po' come vi sembra la registrazione al sole del tronco. È un tronco un pochino più giovane, quindi non è lavorato come quello di prima, però possiamo capire nel dettaglio la ripresa se è buona oppure no. Ecco fatto. Quindi questo video è dedicato all'Olympus Action Cam in 4K a 30 fps. Avete visto il grandangolare e la registrazione, diciamo un pelino meno grandangolare, ma rimane sempre un questo per me fastidioso occhio di pesce. Andiamo a provare adesso in Full HD.